Un incidente di percorso da dimenticare in fretta. Dopo 5 successi consecutivi, il Ponte che Bancole viene stoppato dall'Orzi Nuovi, vittorioso 94-85. Una sfida, quella fra le due quarte in classifica, tirata ed equilibrata, sulla quale hanno però pesato alcune dubbie decisioni arbitrali. I padroni di casa, trascinati dalla coppia Furlani-Panada, hanno tenuto il muso avanti quasi tutta la partita, mentre il trio virgiliano Zorzi-Savazzi-Borretti si è adoperato per tenere a contatto il Ponte. Seppur con un leggero predominio biancazzurro, la gara è stata sempre in sostanziale equilibrio e anche dopo l'intervallo lungo, con Orzi Nuovi avanti di 7 sul 44-37, Bancole ha trovato la forza di reagire. Grazie anche ad un Rizzi ispiratissimo dalla lunga distanza, per lui 5 triple, 19 punti totali, nell'ultimo quarto la banda di Trazzi aggancia e supera i bresciani. L'armonia offensiva di Bancole viene però meno proprio sul più bello, a 3 minuti dalla fine Orzi Nuovi torna nuovamente a condurre. I biancorossi tentano l'ultimo sforzo, ma questa volta ci si mette di mezzo l'arbitro, che con 2 fischi contro spiana la strada ai biancazzurri, che chiuderanno sul 94-85.